In scena ieri, 17 giugno, presso il Pala Silvestri di Matierno, il libro della giungla e musical inclusivo con brani suonati dal vivo. L'iniziativa, patrocinata dall'assessorato alle politiche sociali e giovanili del comune di Salerno e dall'ambito S5, è stato realizzato in sinergia dalla cooperativa sociale Promete 82, che ha curato scenografie e danze, da Incantastorie Teatro e Cultura, che ha curato l'aspetto teatrale, e dall'Associazione di Promozione Sociale e Musica Attiva, che si è interessata delle musiche e degli arrangiamenti. Siamo felici questa sera di presentare l'evento conclusivo, che è quello di un anno percorso insieme a dei bambini e a delle ragazzine che sono per noi specialissime. E i bambini hanno imparato a danzare, hanno imparato a recitare, hanno imparato attraverso il gioco del teatro, della musica e di queste attività che sono per loro fondamentali, quello che appunto è un percorso di vita, e chissà se non sono poi dei sogni e delle aspettative che possono aprire delle strade future. Quindi noi siamo felicissimi di aiutarli in questo. Il musical, realizzato da bambini e ragazze di Matierno, dei Leoni Collinari di Salerno e dai ragazzi iscritti alle attività socio-educative del Centro Polifunzionale Spazio Ragazzi Sacco, del Centro Polifunzionale Aggregativo Matierno e del Centro Sociale Aggregativo Arbostella, si è aperto con i saluti istituzionali dell'assessore alle politiche sociali e giovanili Paola De Roberto. Sì, questo è il risultato che i ragazzi del Centro Polifunzionale di Matierno, finanziato dall'ambito S5, guidato da una rete di soggetti del terzo settore, in primis Musica Attiva, anche quest'anno ha realizzato un bellissimo musical, dove sono convinta che i ragazzi esprimeranno tutta la loro artisticità, la loro capacità di stare insieme, di esprimersi attraverso la musica, l'arte, quello che hanno imparato durante tutto l'anno. Sono ragazzi eccezionali che io ho avuto già modo di testare in altre occasioni e sono sicura che sarà un bel successo. Lo spettacolo, ispirato al famoso libro di Rudyard Kipling, Il libro della giungla, ripercorre la storia di Mowgli, un cucciolo d'uomo abbandonato nella giungla indiana, adottato da un branco di lupi e protetto dalla pantera Bagheera e dall'orso Baloo. Parla ancora oggi a grandi e piccoli di valori e sentimenti positivi, di libertà nel rispetto delle regole, di educazione, di leggi da rispettare e insidie da evitare, di onore, di rispetto per gli anziani e della straordinaria importanza dei legami di amicizia e fratellanza che conducono il piccolo cucciolo d'uomo a fare le scelte giuste, sino a diventare un esempio da seguire. È un'iniziativa che nasce da lontano, da 7-8 mesi di duro lavoro, con lezioni, laboratori a cadenza settimanale, quindi è motivo d'orgoglio oggi presentare questa opera inclusiva, dove non ci sono appunto distanze, differenze, dove i bambini sono realmente protagonisti e dove viene premiata innanzitutto la cadenza pedagogica del nostro intervento educativo, quindi lo stare insieme, il collaborare, il cooperare, avere come obiettivo la realizzazione dell'evento e quindi avere come obiettivo la solidarietà, ecco, la cooperazione, la collaborazione tra i protagonisti del nostro evento, della nostra manifestazione.